Buonasera a tutti, io sono Buonasera, Roberto, Roganti, che presento Luigi Bisciati, che è l'autore del momento. Di questo libro qua. Quello che ha scritto Nessun posto per nascondersi, 17ª avventura del commissario Catania. Allora, il tipo di presentazione che faccio io oggi, l'ho già fatto, come ho detto altre volte, è molto particolare. Non è la classica presentazione, ma è una specie di gioco che si fa anche col pubblico. Vediamo se vi piace. Innanzitutto vi voglio porre una questione. Voi, quando andate in una libreria, perché entrate in una libreria? Perché avete voglia di leggere un libro. Voi ci potete entrare per due motivi. Uno, perché avete voglia di leggere un libro. Due, perché mi hanno detto di comprare quel libro. Mettiamo che voi andate in rete per comprare un libro a caso. Morte di Dante Taddeo di Roberto Roganti, che voi non sapete chi è, a parte che sono io, ma voi non sapete chi è. Però voi entrate, lo prendete, ma non uscite dalla libreria, perché ci sono un mucchio di altri libri e vi dico di guardare quali sono quelli in giro. E allora cominciate a guardare le copertine, perché quello che frega nell'acquisto di un libro è la copertina, e la bravura del libraio è quello di piazzare tutti i libri con le copertine messe lì, in modo che uno li vede e rimane attirato. Se invece li mette di costa, si vede ben poco. E allora, se voi trovate un dove... Se voi trovate, non mi viene la parola, vabbè, mi sono incartato, ragazzi, c'è il bloccato. Se voi trovate una copertina tipo questa, non vi attira, perché è un quadro banale, astratto, quello che volete. Magari il titolo può piacere, sapete cos'è il villaggio giardino a Modena, e dite, abito lì, abita la mia amica, e vi interessa. Ma quando capitate su questo? L'avete guardata, questa copertina? È una foto stupenda, di Piazza Grande, come si può dire al giorno d'oggi, photoshoppata, di notte, è una meraviglia, cioè viene voglia di mettersi lì e dire adesso faccio due passi e mi trovo in piazza. Il titolo magari è sul posto per nascondersi, vi lascio un po' così, Luigi Bicciardo, chissà chi è, boh. Vabbè, ad ogni modo, voi vedete questo bel libro esposto in libreria, lo prendete giù e cominciate a guardarlo, lo girate per le mani. Un'indagine del commissario Cataldo. Allora, cosa si fa? Bisogna andare a vedere cosa c'è in questo libro per capire che cos'è. Innanzitutto mi piace per una cosa, la maneggevolezza. Perché è molto importante che un libro sia maneggevole. Se pigliate quei bei tomi grandi che voi dovete avere per forza, la scrivania per leggere, sono scomodi. Questo avete un borsello, avete un sacchettino piccolo, finisce dentro e si porta in giro per un mese. Poi lo girate con le mani, lo aprite, terza di copertina, trovate una fotografia che non è quella dell'assassino, ma è quella comunque dell'autore. C'è scritto Luigi Bicciardi e c'è un po' di storia di questo autore. Però la storia che c'è qui nella biografia di questo autore, qui dice due cose, cioè che è un insegnante di liceo critico letterario e poi c'è una sfilza di nomi, di titoli, di dati, tutti i libri che lui ha scritto sul commissario Cataldo. Allora, chiediamo a lui che è qua, chi è Luigi Bicciardi, ma non questo Luigi Bicciardi, quello al di là del commissario Cataldo, perché questo qui ormai l'avete capito. Cioè quello che viene prima. Quello che viene prima. Beh, anche quello che c'è un po' prima, quando non scrive il commissario Cataldo. Sì. Vabbè, io di mestieri da un po' di tempo a questa parte scrivo romanzi gialli, ne ho scritti tanti, hanno un protagonista centrale che è il commissario Cataldo, un commissario della giudiziaria di Roma Modena, catanese di origine, però prima non ho sognato sempre, ho pensato sempre di fare lo scrittore dei gialli, facevo un'altra attività. Ho fatto per tanto tempo, tantissimo tempo, l'insegnante di italiano e latino al liceo, qui a Modena, e ho fatto il critico letterario. Mi sono occupato di scrittori dell'Ottocento, Ippolito Nievo, Manzoni, scrittori di Modena come Guido Cavalli e Antonio Delfini, e non ho smesso neanche adesso perché solo ho spostato il mio interesse su grandi autori gialli. Vedo proprio oggi è uscito su un quotidiano online che è molto seguito dai detti lavori, si chiama Milano Nera, il mio ultimo studio su, che ha un titolo molto interessante, Luigi Pirandello, progenitore del giallo, punto interrogativo, cioè nel senso che questo gusto di continuare a studiare.
letterari, grandi autori, l'ho continuato a portare dentro spostandomi però verso Sciascia, verso Garda, verso Le Carré, verso appunto questi filoni così. Poi per un certo periodo ho anche coltivato l'amore per la storia contemporanea. Ho pubblicato saggi su riviste, Il Mulino, Storia Contemporanea, Rassegna di Storia, studi per esempio sui diari inediti di partigiani modenesi nella Seconda Guerra Mondiale, studi sul socialismo a Modena. Diciamo che tutto questo mi è servito, perché quando tu fai ricerca ti può servire poi anche per scrivere un giallo. Quando fai l'insegnante al liceo di italiano, fai un'attività che è molto in linea con quella dello scrivere. Perché? Perché non esiste uno scrittore di qualunque genere narrativo che non sia stato prima un grande lettore, un grosso lettore. Si parte come lettori, poi non tutti, ma si passa a scrivere. Quindi la scuola dovrebbe proprio educare il gusto della lettura. È un gusto che, se viene, diciamo, coltivato nei primi anni di vita del ragazzo, poi non ti abbandona più. E quindi si fa, facendo l'insegnante a scuola, un'attività di educazione alla lettura che poi può servire sia per la persona che cresce, sia per chi poi vuole fare lo scrittore. Quindi, diciamo, tutto questo mi è servito in un'esperienza, e poi chiaramente in un momento, io lo ricordo bene questo momento, ma ognuno ha un momento diverso nella sua vita, in cui ho scritto il primo giallo. Ma questo è un'altra storia, questo è un altro discorso, tutto diverso. Va bene, allora noi continuiamo con l'altro libro in mano, abbiamo scoperto chi è Luigi Viciardi e si va nella seconda di copertina, perché la prima è sempre questa. La seconda di copertina c'è una bella descrizione di questo libro dove dice, scusate, non c'è di marca, indagine citata commissario Cattano, perché è il commissario Cattano, e poi racconta un po' più o meno la storia, per fortuna senza dire l'assassino. Allora, chiediamo a, chiediamo a Luigi innanzitutto il primo racconto, la prima indagine di Cataldo comincia nel 1990. Poi Cataldo è siciliano, lui ha origini siciliane, quindi quello che bisognerebbe sapere è, primo, cosa c'è di Viciardi Cataldo, secondo, la nascita di questo Cataldo. Cioè, un giorno tu facevi lo storico, hai deciso di scrivere il libro giallo e inventi il commissario. Come mai ti è venuto in mente proprio il Cataldo, pensando che qua a Modena ci abbiamo un cimitero che è San Cataldo, sì, che è una cattiveria. Sì, ma è una domanda molto complessa, perché sono tutti morti, sono morti, sì, ma sì, tutto sommato. Sì, sì. No, diciamo che io ho sempre fatto gli studi fino a un certo adesso di serie, cosiddetti seri, latino, greco, critica letteraria, storia. Però nel tempo libero ho sempre letto con i piedi gialli, cioè il giallo per me mentalmente coincide con la vacanza, con l'estate, col tempo libero. E mi ricordo che a un certo punto, era il 98-99, dopo aver letto tanti gialli in successione che mi hanno annoiato, mi hanno deluso, non mi hanno soddisfatto, ricordo che l'ultimo, La goccia che ha fatto traboccare il vaso, era un giallo di Dorothy Sayers, una scrittrice anche accreditata, ma che in quel momento non sopportava, si chiamava Il segreto delle campane. Ho deciso a un certo punto di provare, non sapevo però se ci sarei riuscito, di provare a scrivere un giallo come mi sarei augurato di trovare, di incontrare. C'è un giallo scritto da me che rispondesse a quelle esigenze che sentivo io di cercare, gialli che non trovavo più. E allora è nato il mio primo giallo nel 99. Ecco, quando si fa un giallo bisogna creare un protagonista che viene battezzato, si fa per dire, all'anagrafe della narrativa, un personaggio che prima non c'era. Anche il suo battesimo onomastico è un'operazione calcolata. Non c'è scrittore, almeno quanto so io, che sceglie caso uno dei suoi personaggi. Ci pensa, c'è un motivo, c'è un'origine, c'è un'etimologia, eccetera. Ecco, nel mio caso mi serviva un commissario di polizia meridionale, perché il 75% del personale delle questure dell'Emilia Romagna è meridionale. E dato che io sono di origine siciliana, cioè mia madre era siciliana, sono nato a Modena, sono modenese, però lei era di Modica, in provincia di Ragusa, l'ho scelto siciliano perché ho detto che casomai dovessi usare qualche frase in dialetto, lo dovessi far tornare in Sicilia a fare un viaggio, mi trovo meglio lì con questa regione in cui conosco delle cose. Per il nome Cataldo, mi occorreva un meridionale trasferito a Modena che avesse però un cognome usuale, abituale alle orecchie del modenese, e Cataldo è un cognome che è diffuso
in Calabria, in Puglia, in Sicilia, quindi andava bene, a Modena c'è il cimitero di San Cataldo, come tu hai detto, non fa molta allegria, ma si sa che il giallo non deve essere un romanzo comico o un romanzo umoristico. Quindi direi che quell'operazione l'ho risolta. Praticamente con l'ultima parte della tua domanda, cosa ho messo di me in catalogo? Diciamo che al 50% sono io e il 50% no. Nel senso che gli ho dato due caratteristiche, due qualità umane, che secondo me sono molto importanti sia per chi indaga nella realtà, sia per chi scrive romanzi gialli. Cioè la curiosità e la pazienza. Nel senso che chi fa indagine deve essere curioso, così come chi scrive un giallo deve prendere spunto da una frase, da un fotogramma, da un fatto di cronaca nera, da una cosa che gli dicono, tutto può servire perché viene poi rielaborato da quel fenomeno psicologico particolare della fantasia del giallista o dello scrittore in generale. Poi, dopo la curiosità, la pazienza, perché sappiamo che un'indagine non si chiude in un giorno e un romanzo non si finisce in due o tre giorni. Un romanzo ha bisogno di un'architettura, di una trama, di un plot. Va costruito, i personaggi vanno approfonditi, ci vogliono rapporti, legami tra i personaggi, ci vuole un mistero che venga atteso dall'inizio alla fine della storia, senza mai, se ci si riesce magari, annoiare appunto il lettore. Poi diciamo che gli ho dato anche i miei gusti, per esempio lui ascolta la musica che piace a me ascoltare, ascolta i cantautori in particolare, Battiato, Luccini, Vecchioni, anche perché i testi di questi cantautori possono essere poi fruiti quando io magari faccio citare qualcosa, gli stranieri invece avrebbero bisogno, avete in tradizione, sarebbe un pochino più complesso. Poi gli ho dato anche i miei gusti in fatto di letture. Catalogo è un commissario che nel tempo libero legge, legge soprattutto autori della sua terra, Sciascia, Pirandello, non solo, ma in particolare questi. Invece per il resto, per concludere, è diversissimo da me, è diverso nella provenienza geografica, è diverso nel mestiere che fa, è diverso dalle storie sentimentali, che nel caso suo sono molto più complicate delle mie, per sfortuna sua e per fortuna mia. E poi è diverso anche fisicamente, perché lui è un siciliano un po', diciamo, non strano, però un pochino atipico. Non è siciliano saraceno, è siciliano romano, cioè alto, biondo, pelle chiara, e poi altre differenze da me, non segue molto il calcio, mentre io sono appassionatissima appunto di calcio. Questo per fare una chiacchierata non troppo lunga, giusto. Allora, voi uscite dalla libreria con questi due libri e andate a casa. Arrivate a casa, li mettete lì sul tavolino, li guardate. Quale comincio per primo? Allora, ricordiamoci che questo non sapete nulla o ve l'hanno proposto, però questo qui c'è una copertina che è come si dice vieni in Piazza Grande. Ok, non c'è un posto per nascondere, in Piazza Grande non ti nascondi dietro le colonne, impossibile. Allora dice, vabbè, lo prendete e andate a leggere il prologo. Il prologo però io vi consiglio di leggere in un determinato modo. Voi lo dovreste leggere a voce alta e registrare. Una volta che l'avete registrato, fate partire la registrazione e lo riascoltate, possibilmente a occhi chiusi. E questo è fatto da questo tipo di visualizzazione, il gioco che vorrei fare, quello che vorrei fare io qua con voi. Per cui io vi leggo il prologo, voi chiudete gli occhi e poi alla fine vi dico cosa dovreste aver provato. Vi va di provare? Bene, fatemi un pisolino mentre io leggo il prologo. No, è breve, è abbastanza breve. Faccio qualche taglio, perché non ci sono. Allora, parto. Aprile. Il caldo che da qualche giorno, soffocando la città, è rimasto imprigionato nei mattoni dell'asfalto. Non tira un filo d'aria. Ma lui non sta sudando per questo. Apre a fatica la porta di metallo, sale la prima rampa di scale, stringe i denti, si guarda intorno, tende le orecchie a eventuali rumori. Un fruscio, un cicolio. Ma il pomeriggio è quasi finito, non c'è più nessuno, anche da fuori non filtra niente, meno male. Va su piano, gradino per gradino, si ferma un momento a riprendere fiato, si sente esausto, ma più per la tensione nervosa che per il peso che porta sulle spalle, e che adesso lo pone su uno scalino e risolleva quasi subito, senza guardarlo. Continua a salire per la scala stretta, ora è la terza rampa, l'ultima. Un rumore improvviso dalla strada. Sono tre ragazzi
sul marciapiede opposto. Vengono avanti piano, troppo piano. Sono all'altezza della porta, quella da dove lui è salito. Uno la indica agli altri. Tutti e tre si fermano, parlano a bassa voce adesso. E lui si morde un labbro, distinto, a farsi male, perché ora lo sa, lo ricorda bene che l'aveva lasciata socchiusa. Del resto, a cosa sarebbe servito chiuderla? Doveva fare presto, il più presto possibile, e poi è successo tutto così in fretta, all'improvviso, in un modo inaspettato, come anche il sangue, tutto quel sangue, se ne sente quasi un po' il gusto, l'odore. Il ragazzo col berretto alza lo sguardo verso la torretta, sembra che lo scorga. Poi però fa un gesto, riprende a camminare. Gli altri due lo seguono, in un attimo spariscono dalla vista. Lui trae un respiro profondo, lo lascia andare lentamente. Adesso deve sbrigarsi, non può più perdere tempo. Arranca sugli ultimi gradini, fino in cima. La luce cade dall'alto e tra i raggi di sole c'è un brulichio di polvere sottile. Si sporge dal parapetto, solleva il suo carico con tutte e due le braccia, lo alza di sopra delle proprie spalle, lo getta nel vuoto. Pochi istanti, poi il fracasso, forte, di sotto, di vetri infranti e briciolati. Allora scende di corsa, percolando le mani protese a toccare le pareti, perdendo l'equilibrio due o tre volte, le gambe tremano, ma rispondono lo stesso, l'impulso del cervello, dell'adrenalina, scatta giù per le scale, con denti che battono, l'organo di volo, la gola secca, fino all'ingresso, la luce di metallo spalancato a forza che sbatte dietro di lui, e sempre di corsa, in piena luce, verso il parcheggio, verso la macchina, respirando a bocca aperta, di daventi, incurante di tutto adesso, perché in giro non c'è nessuno. In strada, il sole penetra ancora tra il fogliame, creando macchie di luce sull'asfalto. Prende gli occhi. Allora, voi avete sentito questa parte del prologo, per cui se la cosa vi ha preso, è chiaro che dovete lasciare perdere questo, anche se vi hanno consigliato di recuperarlo, se la rovescia, e prendere in mano questo qua e continuare, perché qui a questo punto uno vuole sapere chi ha ammazzato, perché è scontato. Questo vi posso garantire che non comincia con un omicidio, quindi meglio partire con questo. Chi ha ammazzato? Ma dove si trova? Perché in giro non ci deve essere nessuno? Ci sono delle domande che non si può fare. Però il ritmo incalzante porta a continuare la lettura. Ma a questo punto potremmo anche chiedere all'autore di darci un'idea di questa lettura, cioè senza dirci che è assassino, ci deve dire di che cosa si tratta, dove è ambientato e chi sono i protagonisti. Già, senza dire che è l'assassino, ma questo è il romanzo numero 17, i precedenti sono come questo prevalentemente ambientati a Modena e praticamente in ogni romanzo è molto chiaro un'ambientazione diversa. C'è stata una storia, un'indagine ambientata, non so, nel mondo accademico, tra i rancori e le professioni universitarie. Poi via via la Modena delle comunità di recupero dei tossicodipendenti, la Modena bene dei gioielli, del collezionismo, dei night, la Modena dei licei, delle cliniche private di chirurgia estetica o plastica, c'è stato un po' di tutto. Però questa location, come si dice con il quadro del cinema, questa ambientazione particolare non l'avevo mai utilizzata prima. Cioè questo è un giallo ambientato nel mondo del calcio. Ambientato nel mondo del Modena, Modena Football Club, ovviamente per motivi burocratico legali, ma l'ho potuto chiamare Modena Football Club perché il marchio del Modena è ancora vivo e ci auguriamo tutti gli sportivi che il Modena rinasca, anche se in questo momento temporaneamente è stato radiato dal calcio professionistico per debiti, per problemi fiscali. L'ho chiamato la Modenese, che è il classico così, la classica foglia di fico per coprire la realtà, e il romanzo comincia con l'intervento in un parco di Modena che prima conoscevamo solo noi modenesi, adesso è veramente nazionale, conosciuto in Italia, il Parco Ferrari, quello del concerto di Vasco Rossi. Ecco, si rinviene all'inizio del romanzo del Parco Ferrari il cadavere di una persona che si capisce è stata orribilmente torturata prima di essere uccisa. Questa persona è il medico sociale del Modena Calcio. La cosa ovviamente colpisce gli investigatori, ma l'opinione pubblica va non più di tanto, molto di più invece lo sconcerto è il panico che prende i modenesi quando pochi giorni dopo viene trovato, viene rinvenuto un altro cadavere, c'è cioè un altro omicidio. Stavolta chi muore di morte ugualmente violenta è
il bomber della squadra, la punta, il calciatore più famoso, che è un brasiliano, si chiama Valdir. Quindi vediamo che, se aprendo la piccola parentesi, sembra a questo punto più un romanzo di fantascienza che un romanzo realistico, perché è un Modena che gioca in Serie B, preso nell'intervallo tra la fine, siamo nel mese di maggio e giugno, tra la fine di un campionato e l'inizio dell'altro. Modena che ha sperato la promozione in Serie A, c'è una campagna di rafforzamento, l'allenatore che sta per essere congedato per prendere un altro più bravo, ci sono calciatori di squadra stranieri, tutto questo è una realtà molto diversa dall'ultimo Modena che ricordiamo noi. Quindi muore di morte violenta questo Valdir brasiliano, bomber, fidanzato anche tra l'altro con la figlia del ricco sponsor. Naturalmente viene chiamato il commissario Cataldo a indagare, Cataldo che è al culmine della sua maturità professionale, perché essendo alla 17ª indagine è arrivato a Modena sui 40 anni, adesso ovviamente nel pieno della carriera ed è molto esperto. Però è anche, come dire, angustiato da una pena segreta familiare che lo tormenta. Infatti la moglie l'ha lasciato, dai due romanzi precedenti lo si sa, è andata a vivere a Reggio Calabria con il nuovo compagno portandosi figli, e con cui Cataldo può parlare solo tramite telefono o Skype. Quindi un uomo solo, un uomo che cerca di tenere a bada i rimpianti, i rimorsi, i dolori col lavoro, gettandosi nel lavoro e anche con un innamoramento così un po' fuori stagione, un po' tardivo, con una donna bella molto più giovane. C'è però un ostacolo: Cataldo non è appassionato di calcio, non è esperto di calcio, quindi dovrà in questa indagine più che mai chiedere aiuto del suo sovrintendente, che invece ha la tessera del Modena, è abbonato allo stadio, che però anche lui ha i suoi problemi perché si trova in, come dire, contrasto professionale o quasi per gelosia con un'altra sovrintendente molto bella, che per affermare i propri valori in un ambiente maschilista come la struttura di Modena, si trova insomma che sta su due piedi durante le indagini, con Cataldo che deve così mediare i contrasti che ci sono tra loro e guidare l'indagine sulla giusta direzione. Poi chiedere a questo punto c'è la solita domanda che tanti anche amici mi rivolgono: ma se fosse veramente bravo Cataldo, perché non risolve il mistero prima? C'è bisogno di altre vittime? E io rispondo di sì, ci saranno altri morti ammazzati, l'assassino seminerà l'ambiente del calcio di altre vittime. Ma perché? Perché un punto, cioè il romanzo giallo non deve essere veritiero o vero, non deve essere verosimile. Ora, ogni morto ammazzato è un'iniezione di emozione per il lettore che legge. È come una partita di calcio. Diceva una volta un allenatore che era anche un critico molti anni fa che se una partita di calcio fosse perfetta, il risultato ultimale sarebbe 0-0. Perché vuol dire che il portiere sbaglierebbe tutto, nessun difensore sbaglierebbe l'intervento, eccetera. Però io credo che il pubblico non si divertirebbe. Una partita invece finisce 4-3 o 3-2, è evidente che è stata caratterizzata anche da errori, quindi è evidente che se alla fine le vittime, i morti ammazzati sono 3, 4, 5, il commissario qualche cosa non la vede, non la nota, qualche indizio gli sfugge, d'accordo. Però l'emozione è sicuramente garantita a un livello molto superiore. È chiaro che Modena non potrebbe nella realtà ospitare un caso con 2, 3, 4, 5 morti ammazzati. Ma il discorso che io chiaramente trovo che Modena sia una città molto, come dire, molto funzionale per uno scrittore dei gialli, perché è a metà strada tra la metropoli e il piccolo borgo. Nella metropoli sono Milano, Napoli, Torino, Roma, il delitto è così consueto che non crea più un'emozione fortissima. Mentre nel piccolissimo borgo, pensiamo a San Marino di Smarco, le aree da Cristi per esempio, realisticamente tutti sanno tutto di tutti e quindi il mistero non avrebbe sufficienti crismi di attendibilità, di realismo. Diciamo una città come Modena, che è misura nuova, che è equidistante tra la metropoli e il borgo, si presta ad ospitare i delitti. Ovviamente delitti a Modena ce ne sono stati, ce ne saranno, nella misura come un romanzo giallo sicuramente no. Ma questo riguarda il discorso della verosimiglianza, non del realismo assoluto. Ok, allora, arrivati in fondo praticamente, dopo tutta questa strage, perché qui ho fatto una strage, cioè c'è un ammazzamento, sangue passato da tutte le parti, però in fondo, dove non vi dico che è l'assassino, in fondo viene fuori l'animo romantico di questo scrittore, perché qui tutto sommato, se vuole, sa anche scrivere nomi morti.
E c'è un pezzettino che a me è piaciuto moltissimo, che tutte le volte io leggo con somma gioia di chi ascolta, ma io lo leggo spesso. Rimane seduto, la solita storia in fondo, ogni uomo è un intreccio di bene e di male, come un vicino davanti a casa sua, a Catania, cresciuto attorno a un vecchio palo elettrico. Il marrone scolorito del palo di legno e il colore del grigio si confondevano e si intrecciavano in modo straordinario, e solo in alto si capiva dove terminasse il palo e dove la pianta. Non è diversa la coscienza umana, un insieme di vizi e di virtù, appunto, mentre qui la vita continua a scorrere, splendida e terribile, in ogni suo attimo, e ognuno, giovane o vecchio, credente o no, deve accettarne attimo per attimo, fino alla fine, la difficile scommessa, deve provare ad amarla. Si alza, torna alla finestra, da fuori viene un profumo di gelsomini che si mescola all'odore di benzina che sale dalla strada. Romanticissimo. Cioè, è piaciuto. A me è piaciuto moltissimo perché dopo che hai fatto fuori mezza Modena, mi leggo una frasettina come questa, poi ti ho scoperto in Facebook, sei diventato anche un po' poeta maccheronico, ma poetastro. E allora a questo punto a me rimane soltanto da chiederti. Hai piaciuto che si incontrasse il profumo del gelsomino, sì, vicino alla pozza di Catania. La pozza di Catania del Modena, diciamo, città più penata del mondo alla fine ormai. Tra l'altro mi viene in mente adesso che il romanzo è tutto diventato in maggio di un ottavo, e siamo proprio sul piano materiologico, sul piano materiologico. E allora la mia domanda finale è questa qua. Io ogni volta con le domande non sono sempre uguali, è lo stesso argomento, ma tutte le volte le formo in maniera diversa, perché a me non piace ripetere le cose sempre a memoria, io sono vado molto cappella. Quindi mi puoi spiegare? Sì, sì, è una risposta, è fare delle domande strane. Sì. Allora, domanda logica questa qua. Dopo non hai mai avuto voglia di scrivere qualcosa di diverso da Morti Ammazzati, magari un libro alla Harmony, che parla di amore, che piace tanto a te, con le persone che leggono, oppure, come ti ho detto un'altra volta, considerando che Cataldo è un siciliano, vive a Modena, è uno che gli piace mangiare, non è Maria Mola Montalbano, ne abbiamo parlato anche di quello, gli piace mangiare, fai un bel libro di A tavola con Cataldo. Io ho il blog A tavola con Grog, tu fai A tavola con Cataldo, io ti aiuto da una parte mangiando e tu mi dai ricetta. In teoria è una bella idea, ma credo che adesso anche qui sono due domande, una. Se ho mai pensato di fare qualcosa di diverso, ma sicuramente se dovessi fare qualcosa di diverso farei sempre un romanzo, ma un romanzo storico. Un romanzo storico ambientato magari un secolo fa, visto che sono epoche che ho studiato, sarebbe più facile calare dentro una storia. Amore no, perché nei miei romanzi ogni tanto c'è il momento della cucina, ci sono scene d'amore, ci sono scene di violenza, scene di sesso, però sempre all'interno di una storia mystery, cioè un giallo classico, un giallo in cui si indaga, mi piace molto di più. Mentre in un giallo con una storia d'amore si vede secondo me un pochino di inquinare questo giallo che deve essere fondamentale. Quindi giallo rosa no, perché sarebbe una mescolanza di generi. Per quello che riguarda la cucina, è vero che ne abbiamo parlato una volta, ci sono dei romanzieri, dei giornalisti molto importanti, so per esempio Camilleri con Montalbano, che fanno mangiare molto il loro protagonista. E questo sicuramente è bello perché comunque ha un senso all'interno di un intreccio. Però c'è da dire che nel caso mio la cucina la vedo come un momento conviviale, un momento di raduno di amici, quindi ogni tanto la metto nei miei romanzi perché serve anche per fare il punto di indagine, no? Ci sono due o tre persone col commissario che mangiano insieme e mentre mangiano parlano e fanno il punto, quindi il mangiare funzionale a riassumere la trama. Mentre se vediamo la differenza con Camilleri e Benedizia, quando Montalbano va a mangiare, per lui la tavola, la cucina è un rito solitario. Lui non vuole essere disturbato, non vuole che gli parlino, vuole assaporare un cibo. Per fare un insieme di ricette, visto che intanto c'è la difficoltà che Cataldo è diventato modenese, era un oriundo, ma adesso è modenese a tutti gli effetti. Nel senso che preferisce il parmigiano reggiano al pecorino, preferisce il lambrusco di Sollara al nero d'Avola, all'inizio non si sentiva modenese, dopo tre romanzi è diventato modenese, quindi evidentemente qui si mangia bene, si sta bene, ha anche sposato una modenese che lavorava a Carpi, conosciuta lì, poi dopo la vita gli ha cambiato le carte in tavola. Niente, una raccolta di ricette si potrebbe anche fare, sarebbe un'idea, però non credo che sarebbe funzionale, perché sono stati fatti in editoria raccolte di ricette,
ma a condizione che il personaggio fosse molto famoso. A tavola con Maigret, a tavola con Montalbano, a tavola con Beowulf. Questi però sono personaggi che hanno un seguito di lettori sicuramente molto cospicuo. E quindi anche un libro così può avere in partenza, perché sono operazioni di anni fa, avere incuriosito una platea di lettori superiore. Se il personaggio ha una notorietà, però non così, le sue ricette, tutto sommato, potrebbero editorialmente interessare meno. Chiaro, è un'idea, poi come tutte le idee andrebbe poi collaudata, perché si sa che in partenza è come quando si fa la campagna acquistiva nel mese d'agosto, tutti hanno vinto il campionato perché tutti hanno acquistato i migliori, ma quando comincia il settembre il campionato vero si vede la differenza tra un'idea che non si realizza e un'idea che si realizza. Alla fine vince sempre la Juve. Sì, sono 7 anni che vince la Juve, quindi ovviamente in futuro non si sa. Speriamo che. Quindi tu non sei vinto? No. Ho capito. Qui non ci voleva catalogo per capire, eh? Allora, siamo arrivati in fondo, io che allora voi a questo punto pigliate questo libro, io vi consiglio per qua per una cosa, qui uno dei protagonisti è Luigi Guicciardi. Questo è un libro che ho scritto lui, eh? Luigi Guicciardi che fa la parte del commissario e gli amici lo chiamano Catalogo perché a Modena c'è uno che scrive dei libri sul commissario Catalogo e che sono. Mi attacco a questa cosa che ho detto che era, perché una volta mi ha chiesto un mio amico, ma tu avresti un sogno di diventare un commissario? No, insomma, a parte la salute, che quello è fondamentale. E mi piacerebbe che a Modena, fra 10 anni, 15 anni, 20 anni, di fronte a un fatto di cronaca nera, ce ne sono di tanto qua, che la polizia subito lo risolve, la gente uscisse con una frasetta in dialetto modenese, avrei catalogo. E quindi si chiama il catalogo, prevedere che a Modena nel frattempo è diventato abbastanza popolare da venire ricordato sulla bocca di tutti, no? Cioè, chiaramente è una battuta da per dire che... Tanto questo è il primo, sto già scrivendo il secondo. Per dire che si dice sempre quando si scrive un libro, anche tanti lo dicono, si scrive per esprimere il proprio io, si scrive per comunicare le emozioni, si scrive anche con bisogno autoterapeutico, molte volte uno dovrebbe messo sulla carta ricordi, pensieri, si sente di stare meglio, no? Però in fondo, che lo ammettano, non lo ammettano, tutti quelli che scrivono hanno un'aspirazione, quella di piacere, di essere letti, di trovare persone che dedichino un po' del loro tempo libero a te e alle cose che fai. Questo è il motivo per cui qualunque domanda uno che mi ha letto mi rivolge, io l'ascolto sempre con grande interesse e quindi sono grato. Cioè, tra tante cose che voleva fare nel suo tempo libero, ha dedicato un po' di tempo a leggere me e indipendentemente da come mi ha trovato, se mi è piaciuto, non è piaciuto, se mi fa una domanda stimolante, impensata, banale, non lo so, tengo per me e sono grato. Perché comunque è una persona che ho raggiunto. Anche perché sappiamo che quando un libro rimane nel cassetto è solo nostro, quando un libro viene stampato e comincia il suo viaggio, e va di mano in mano, tutti ci auguriamo che vada nel maggior numero di mani possibili, perché vuol dire che poi se vendi molte copie puoi anche fare il secondo, poi il terzo, poi il quarto, è come il cinema, se un film non viene visto, il regista fa quel film lì, poi non ne fa più, poi devono ricevere i finanziamenti per fare altri. E dicevo, un libro quando comincia il suo viaggio, nessuno può prevedere che viaggio sarà, a volte ci sono lettori che mi fanno domande a cui non avevo mai pensato, perché vuol dire che il libro diventa anche un po' del lettore che l'ha letto, che è libero, assolutamente libero, di vedere nel romanzo aspetti particolari, provare sentimenti, pensare cose a cui non pensava lo scrittore quando l'ha scritto. Cioè un libro letto appartiene a tutti quelli che lo leggono, finché rimane nel cassetto è solo. Chiediamo loro se hanno domande da fare. Giusto, parlavamo di domande, esatto. Esatto, cerchiamo nell'ambito delle domande. Se volete chiedere a voi, non gli chiedete dei soldi, non gli chiedete l'indirizzo perché non ve lo dà, per cui dovete parlare e chiedere semplicemente qualcosa su questo libro o sul protagonista di questo libro. Su altre cose. Per esempio, Turi, come è nato, per me fa perché ridere, mi ricollegare. Sì, è dunque il medico legale che si chiama Salvatore Scarso, detto Turi, perché mi ricordo un amico che avevo in Sicilia, no? Quando andavo là. E ho pensato che mettere di fianco a Catalogo una persona che proviene dal suo stesso paese, coetaneo e conoscente, sarebbe servito non solo ad avere una spalla competente tecnicamente, perché ci vuole già di quanto
l'aspetto, sai, l'aspetto diciamo tecnico è sempre più fondamentale. È chiaro che nessuno che scrive gialli è un medico legale, è una persona competente, ma quel tanto di competenza ci vuole, perché la televisione ci ha abituato a questo, eccetera, eccetera. Nello tempo stesso devo essere un coetaneo, un amico, un corregionale, anzi un concittadino, in modo che se qualche volta ci fosse scappata una battuta in dialetto siciliano, un ricordo comune di Catania, sarebbe stato un modo per riportare l'indagine su un piano di intimità. È chiaro che poi mi serve anche per sdrammatizzare situazioni, in quanto è una persona, essendo un medico legale, abituata alla morte, abituata ai cadaveri, abituato a sdrammatizzare l'evento delittuoso, una persona che comunque ha una personalità che non è semplicemente di contorno, un po' come Luca De Pasquale che è il sovrintendente, un po' come personaggi che di volta in volta alcuni entrano e rimangono, alcuni entrano e escono. Per esempio, un altro che mi è dispiaciuto fare fuori, ma aveva raggiunto la maggiore età, ci voleva la pensione, era il vice commissario Guliere, che nei primi romanzi è importante, ha fatto un paio di volte gli salva anche la vita, che tavolo, in un romanzo degli inizi e in un romanzo di pochi anni fa. Quindi sicuramente è un personaggio, diciamo, motivato anche da ragioni personali. Mi ricordo un amico che aveva in Sicilia. Io ho letto un libro, non ne avevo mai fatti di le suore, stimolata dal fatto che anch'io sono una grandissima tifosa di calcio, quindi mi ha attirato l'idea di avere il nome da calcio. È stato il primo anno senza abbonamento, dopo 40 anni di abbonamento consecutivo, è stato quindi è andato allo stadio. Sì, sì, diciamo che è servito un po' a ricompensare il dolore del lutto, no? Abbiamo un po' elaborato il lutto, ma in più di uno è forse che quello. Allora, non dirò l'assassino, ovviamente. No, volevo dire questo, che mi è sembrato un buon giallo, perché ha una trama sufficientemente complessa, però abbastanza lineare, perché io ad esempio detesto quel fatto di dover tornare avanti e indietro 50 volte quando si perde il filo, che delle volte il giallista, per intricare la trama, costringe il lettore ad andare a vedere quel personaggio, magari giusto solo una volta, ma andare a vedere chi era, e così. E quindi insomma mi è piaciuto, mi sono divertita, e secondo me è un libro che tiene un buon ritmo fino alla fine, si legge volentieri, non ha dei momenti di stanca, quindi mi è piaciuto molto. Però siccome è il primo che ho letto, le volevo chiedere degli altri 17, se mi consiglia di leggere in ordine cronologico, oppure se ce n'è uno che magari è il suo preferito, mi dice provi a, prova a leggere quello lì, ecco. No, guardi, per me non, cioè, avendo riscritto io, voglio vedere lo stesso nome di questo. No, però magari, non so, rispondo io. Io consiglio a chi me lo chiede di partire in ordine cronologico, però attenzione che ce ne sono di quelli che si fa fatica a trovare. L'importante l'ordine cronologico è perché si vede l'evoluzione della specificità, c'è importante quello, perché altrimenti un po'. Sì, questo è vero, cioè, naturalmente è una cosa abbastanza importante, cioè lui arriva a Modena nel 99 da Catania, infatti il primo romanzo è il 99. E naturalmente via via invecchia, ogni romanzo grosso modo corrisponde a un anno della sua vita, si possono leggere nell'ordine che uno vuole, se uno ama la trama indipendente dagli altri, perché ogni romanzo comincia e finisce come si dice una volta, e quindi è indipendente. Ora è chiaro che se uno vuole seguire anche la vicenda umana, personale, il vissuto del protagonista, se li legge in ordine cronologico, e nella ultima di copertina c'è l'ordine cronologico, segue anche l'evoluzione del personaggio, che si accompagna poi di pari passo all'evoluzione della città. Perché cambia Catalo, cambia anche Modena. Modena è un personaggio aggiunto, non è un fondale di teatro fisso, ma diciamo che in questi anni, dal 99 adesso, al 2018, lui ovviamente ha perso dinamicità, però ha aumentato in riflessività, ha perso in forza fisica e ha aumentato in esperienza. Il suo vissuto personale è cambiato, perché si è innamorato, si è disinnamorato, si è sposato, si è separato, ha avuto un primo figlio, un secondo figlio, eccetera. Quindi segue l'evoluzione del personaggio, segue anche il mutamento di Modena, perché in effetti Modena in certi aspetti si è evoluta, è bella nel centro storico, nei teatri, nel centro città, però si è anche molto imbarbarita, secondo me, nelle periferie, in certe periferie, in certi quartieri come la Sacca, la Modenina, e poi è cambiato anche proprio il modo di vivere del modenese, perché per esempio negli ultimi due romanzi Cataldo lo dice, si parla tanto di omertà siciliana, di Catania, ma c'è anche qui, la gente esce un po' con la sera negli ultimi 2-3 anni, negli ultimi 2-3 romanzi,
c'è la crisi economica, non ha soldi da spendere, resta chiuso in casa, ha paura dell'immigrato, dello straniero, del diverso. Avevo dei diritti e non ci sono testimoni oculari. Una volta qualcuno dava una mano, diceva quello che aveva visto, perché la gente era più fuori, anche di sera o di notte. Quindi diciamo che leggere il filo, come hai consigliato tu, sicuramente è bello poterlo fare perché si segue l'evoluzione del personaggio. Però ogni romanzo è indipendente, cioè non è una serie che comincia, finisce, ma poi devo dire che quest'ultimo romanzo, quello che lei ha letto, ma ha tre motivi, se vogliamo, di interesse. Il primo è un giallo classico, quindi se uno è giallo può restare soddisfatto, come ha detto lei, io la ringrazio. Secondo motivo, se uno è, come dire, è appassionato di sport, trovo un giallo all'interno del mondo del calcio, non ce n'è nessuno. Ce n'è uno importante fuori d'Italia molti anni fa, il centravanti è stato assassinato verso sera di Manuel Vasquez Montalbán, che ha come protagonista il famoso Pepe Carvalho, però è un giallo che io cito come così, riferimento, ma non ha assolutamente influito sulle mie storie molto diverse, quindi se uno ama il giallo dello sport ha un romanzo un po' particolare. Tant'è vero che da quando è uscito il primo di marzo, negli ebook dello sport su Amazon è sempre nelle prime posizioni, stamattina era primo, nei tre mesi è sempre stato tra i primi 10, quindi è una cosa che viene anche un po' premiata dalla curiosità della gente. Poi, forse può essere il caso suo, se uno oltre ad amare il calcio e ad amare il giallo e ad essere magari di Modena, è un motivo di curiosità in più per vedere i posti che descrivo io e confrontarli con la sua percezione, come le ricorda lui. Per esempio, in questo giallo c'è la Modena Ambiente, c'è Viale Reiter, Viale Vittorio Veneto, l'Arco Aldo Moro, c'è però anche la periferia, la Madonnina della Sacca. Quindi uno può dire, ma è proprio così, ci passo davanti, me la ricordo questa strada, eccetera, eccetera, è un motivo di curiosità in più. Però c'è anche se uno è appassionato di calcio e magari aveva l'abbonamento al Modena, si ricorda il Modena negli ultimi anni, diciamo che si ricorda il Modena tra il 2011 e il 2014, può anche partecipare a un piccolo gioco. Ci sono dei personaggi della parte che hanno dei colori particolari, tipo Di Bello, Rizzo, Mistero, che alludono ai cognomi veri dei pari ruolo, allenatore, presidente, amministratore delegato, del Modena più o meno di quegli anni. È chiaro che alludono per associazione delle idee, o per contrario, o per sinonimia, insomma, queste cose qua. Perché è chiaro che quando si, come dicevo prima, si fa il battesimo onomastico di un personaggio, è sempre una cosa calcolata. Cioè, non crediate agli scrittori che dicono ho dato questo nome a questo personaggio così, a caso. C'è sempre una ragione. Ma questo non solo nel giallo, anche nell'alta letteratura. Io ho fatto per tanti anni di insegnante di liceo di letteratura, per fare un esempio che mi viene in mente, quando D'Annunzio ha scritto Il piacere, quello che ha Andrea Sperelli come protagonista, Andrea Sperelli è diviso nel suo desiderio tra due donne molto diverse, una è molto spirituale, molto raffinata, molto pura, l'altra invece è carnale, sensuale, come le chiama, una la chiama Maria, l'altra la chiama Elena. Ecco, Maria è la Madonna, Elena è la Troia. Quindi anche, diciamo, i nomi che sembrano apparentemente più comuni hanno sempre una ragione, quasi sempre. Quindi diciamo che sì, sono contento che mi sia piaciuto, perché sì, il Modena non c'è più, almeno c'era un po' di Modena nel mio romanzo. Ma io ho comprato per mio figlio, che è un patito di calcio, non legge, e allora per spingere a leggere, cioè che adesso lo sto leggendo io, quindi, e ho visto questa cosa dei nomi, io sì, di riflesso di sì, però questa cosa dei nomi. Sì, ci sono dei cognomi strani, però... Dei cognomi, sì. Altre domande? Possiamo chiudere qua? Sì, sì, sì. Okay.